It's me, Mario! Bentornati sul canale di Access00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Maker. Siamo come sempre con i vostri livelli. Non vedo l'ora di giocarli perché ne ho veramente tantissimi in arretrato. Chiedo scusa per i ritardi che sto avendo a portarveli in video. Sto cercando, come state vedendo, di portarvene almeno tornare a fare i vecchi video quotidiani. Sto cercando di ritagliarmi un pezzettino di tempo proprio per portarvi almeno i video quotidiani di Super Mario Maker. Allora, vediamo subito il primo livello di questo video di Pulin. Credo si chiami Pulin. Dimmi che non ho sbagliato, ti prego, ti supplico, dimmi che non ho sbagliato. Si chiama Olympic Mario, ambientato in New Super Mario Bros. U, tentativi 246, riusciti 8, percentuale vittorie 3,25%, alla faccia, record di Luigi Edge in 2 minuti, 34 secondi, 612 millesimi, presumo e suppongo. Sì, ok, giochiamo. Allora, cara Pulin, io... perché mi dovete far del male in questo modo? Cos'è sta roba? Ok, partiamo male. Magari le stelle non si può... Triple! Triple! Mamma mia! L'hai fatto per le Olimpiadi! Ok, bellissima sta cosa! Quindi il terzo è calcolato sul balzo più alto, appunto, di Mario. Quindi facciamo così. E poi... Un po' corto. Leggermente corto. Dai che ce la faccio, spero che in questo livello ci siano un sacco di checkpoint, perché altrimenti salta lungo. Grande Mario, fenomenale, grandissimo. Ok, bella questa idea, mi piace parecchio. Praticamente è una sorta di... Ah, cosa con l'Olimpia? Con l'Olimpia di 100 metri? Mi sa che dovremo correre a palla. Sì, ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Vai! Ok, è scaduto il tempo. Ho questa impressione che non doveva scadere il tempo e invece ce l'ho fatto lo stesso. Grandi così. Questi erano i 100 metri. Il primo era il salto triplo. Shoot. Ok. Tipo così? Grandi, carina sta cosa. Ok, perfetto. Molto... mi sta piacendo parecchio. È l'idea che mi piace. Allora, tennis. Oddio, tennis. Cosa hai creato qui per fare il tennis, così per curiosità? Perché questo mi sa tanto di una gran figata. Allora, cos'è successo esattamente? Ok, quindi devo cercare di ricolpire quello col trampolino, qualcosa del genere, non saprei. Questo sarebbe una sorta di 15-0. Io devo impedire praticamente che il guscio passi di là, credo, una cosa del genere. Tipo così? Ok. Che spettacolo, dai, è uno spettacolo. È un po' lento obiettivamente, ma è uno spettacolo vero e proprio così. Ok, quindi lui ora scende. Perfetto, ne manca solo uno e abbiamo vinto. 15-30-45 e poi il game. Perfetto, grande, bella idea anche questa. Ok, intanto ho sbagliato purtroppo, maledizione. Dai che ce la facciamo, dai Mario, vai che colpisci. Niente, è uscita male anche questa. Dai che ce la facciamo, stavolta ce la facciamo. No, mi stanno uscendo sempre uguali al momento, maledizione. Ok, vai Mario, perfetto, così dovrebbe andare bene. Grandissimi, e ce l'abbiamo fatta. Ok, perfetto, no, ho un trampolino e non dovrei averlo, quindi tiriamolo subito lì e noi andiamocene via di qui il più possibile, perché io questi trampolini... basket. Ok, c'è il basket adesso. Ma che spettacolo di livello. Non l'avevo mai visto una cosa del genere. Grazie per il checkpoint. Grazie di cuore per il per il checkpoint. Ok. 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 Poi via così. No, aspetta, aspetta, aspetta. Sì, questo lo voglio. E noi facciamo così. Mario, via. Grandi, perfetto, dammi il guscio. No, voglio il guscio, ok, va bene così, perfetto. Almeno ho una protezione in più, o comunque una possibilità di non morirci. Ho rischiato tra l'altro che mi finisse la P prima di entrare, ma questi sono dettagli. Per fortuna è andata bene. Bike, bike, in che senso? Lassù mi sa che ci avevi lasciato aperto, che si poteva anche scorciare, credo, una cosa del genere, occhio. Ok. Ah, è tipo una specie di... Sai cosa ci sarebbe stato bene? A parte che non potevi mettere il costume, ma... Il costume di Excitebike qui. Peccato che non si possono appunto mettere i costumi qui sopra, perché altrimenti sarebbe stata una figata. Allora, ma se io tipo salto... No. Come funziona? No. No, no!
Perché? Ma soprattutto, per quale diavolo di ragione ho fatto una cosa del genere? Perché? Perché? Povero me. Ok, siamo entrati su nel tubo. Perfetto. Box, credo. Oh mio Dio, questo sono curioso di vedere cosa ha combinato qui, perché veramente questa dovrebbe essere una cosa piuttosto particolare. Oh, ah, è uno scontro, un semplice scontro tra boss. Ok, stai lì. No, stai, maledetto, stai lì, ti ho detto. Grazie, perché mi vedevo abbastanza male in questo momento. Mi vedevo parecchio male, ok, benissimo. Che facilotta è stata questa cosa. L'ultima parte è stata piuttosto facile. Peccato, me l'aspettavo un po' diversa, la parte finale. Comunque, la parte più, diciamo, carina è stata forse... Allora, le parti che mi sono piaciute di più sono state il salto triplo e il tennis. Sono state effettivamente quelle più carine, secondo me, più pensate bene. Il tennis, peccato, era un po' lento, perché altrimenti sarebbe stato veramente fantastico. Hai comunque voluto fare il 15-30-45-0 e poi il game, quindi va bene, ok, ci può stare. Allora, la stella direi te la strameriti, perché wow, livello così è veramente molto carino, l'avevo mai vista una cosa del genere. I miei complimenti, Pulin, spero, o Pulin, non lo so, io spero di averlo detto giusto, perché veramente, se no ti chiedo infinitamente scusa. Comunque, complimenti per il livello e a tra un attimo con il prossimo. Sempre lei ci porta The Pow, The Helmet and the Key. Ok, ambientato in Super Mario World. Oh, finalmente, bellissima ambientazione. Percentuale vittorie 2,06%, tentativi 145, riusciti 3. Record di Ariel Rosen, un americano, in 2 minuti 26 secondi 283 millesimi. E noi ce ne andiamo a giocare subito. Mi sa tanto una specie di livello tipo puzzle o qualcosa del genere. Almeno, diciamo che l'ambientazione di Super Mario World si presta particolarmente bene a questo tipo di livelli. Allora, qui dovrebbe uscire un Pow, qualcosa del genere. Ah, oh, che figata. Oh, che figata. Ok, perfetto, esplode, quindi tu cadrai e io farò così. Benissimo, oddio, quanto ci è mancato. Ma se io volessi portarmi dietro sto Pow. No, maledette piante piragna. Ce l'avevo quasi fatta, di pochissimo proprio. Quindi se io tiro tipo una cosa del genere, grandissimo, ce l'abbiamo fatta. Oddio mio, aiuto. Ho rischiato veramente tantissimo. Ma il trampolino serve qui, sì, effettivamente. No, potevo fare anche senza. Ok, importante è esserci riusciti comunque. Oh mio Dio, ad arrivare grandi così. Qui c'è un one up. Carina sta cosa, molto carina. Dopo di... Ci credo. Che genio, ragazzi, che genio. Ah, c'è una pila su. E io mi ero addirittura portato questo guscio da laggiù sotto. Cioè, ho fatto una fatica immane per arrivare fin lì. Effettivamente c'era il trampolino sotto. Ci potevo anche arrivare. Ale, sei un genio. Allora, l'importante è aver preso la moneta rosa. E noi intanto poi saliamo qui. Ok, io spero basti una cosa del genere. Ah, cosa del genere. È andata veramente quasi malino. Ce l'ho fatta, non si sa come. Oh, no. Ok, e qui come... No, Ale. Nah, dovevi prendere con Yoshi il fuoco. E sono morto. Ok, un checkpoint l'avrei gradito. L'avrei gradito, lì ho sbagliato io tranquillamente proprio. Però un checkpoint ci sarebbe stato bene. Allora, facciamo le cose per benino. Cerchiamo di prendere, di mangiare questa palla di fuoco con Yoshi. Ok, lui dovrebbe esplodere e farmi la strada per la porta, in teoria. Perfetto, poi noi saltiamo via. Oddio mio, saltiamo via di lì. Ce l'abbiamo fatta. Oh, cosa? No, allora tu, io ti prendo e facciamo una cosa del genere. Oh, allora, qui c'è da stare abbastanza attenti perché si rischia di rimanerci abbastanza facilmente. Ok, poi così. Poi togliamo anche te, perché sono soddisfazioni personali. Dopodiché, ah, la one up. Sai cosa? Hai nascosto veramente bene le one up. Ale, occhio a quello. No, 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 maledizione. Ho trovato un modo molto più intelligente, sinceramente, di fare il tutto. Non ci avevo ancora pensato. Oh mio Dio. Ok, perfetto, alla grande. Ora qui, oh, vediamo un po' di... grande, grande, grande Ale. Perfetto, fenomeno, ok. Lì c'è la spina, quindi... come si fa a prendere quella? Forse con un guscio? Forse, aspetta un po', se lancio su un guscio, forse, vediamo un po' se ritornando giù, magari prendendomi,
Ho tipo uno... No, non quello, non in questo modo. Tipo così. Non così! Allora, Ale, con calma... No, con calma! Con calma e per piacere. Ok, perfetto, in questo modo. Benissimo così. Qui occhio perché c'è anche Bowser che tira botte. Ok, e poi noi facciamo in questo modo. E andiamo... No! Da! No, basta! Maledizione! Che poi forse dovevo andare anche avanti, non importa... Vabbè, ormai ho fatto questa cosa, cerchiamo di portarla fino in fondo. No! Ah, io non so se quella lì... Se... Non mi ricordo se i gusci passano attraverso le spine oppure no, capito? E non vorrei che quella, andando avanti, la lasci poi indietro. Non saprei, francamente. Allora, proviamo subito a vedere un po' se funziona oppure no. Non funziona, perfetto, ho fatto tutto questo per niente. Grande Ale, vai a palla. Perfetto, ottimo così. Poi dopodiché devo... devo morire. Dai che stavolta ce la faccio, che stavolta è la volta buona. E stavolta non ci ferma nessuno. Grandi così a palla. Allora, ok, perfetto. Siamo quasi arrivati in cima. Ora mi sorge il dubbio su come io debba fare a prendere quella moneta rosa laggiù. Cioè, così forse? Sì, presa, ok, grandissimi. Qui ora devo stare molto attento perché se colpisco grandi in questo modo, perfetto. Se avessi colpito il mattoncino sotto, avrei praticamente perso la possibilità di andare in quella porta. Quindi sarebbe stato un guaio, abbastanza cattivella come cosa. Ok, io direi di scendere... Non lo so, qualcosa di buono l'ho fatto. Non so se era questo che dovevo fare, ma... Un checkpoint! Mo via di qui! È Natale in questo momento, è Natale! Ok, perfetto, tra l'altro c'è la boss fight, è la fine del livello, l'hai messa alla fine il checkpoint, maledetta! Allora, ok, perfetto! Vediamo un attimo di toglierci di mezzo Bowser il prima possibile, prima che diventi troppo pericoloso e mi schiacci da qualche parte. Grandissimi in questo modo, grandi, minimo indispensabile, minimo sindacale proprio, 5! L'ho preso al minimo, ma va bene così, l'importante è aver finito il livello. Mamma mia che calvario che è stato questo livello! Bello però, veramente bello, ho giocato male io obiettivamente, era molto più semplice di quello che pensassi. Però veramente un gran bel livello. Tra l'altro no, quasi fatto il record, quasi, ma non l'ho fatto, quasi. Ok, la stella te la lascio perché è veramente un bel livello, bello tosto. E dove si può rimanere bloccati, comunque ci hai messo un modo di morire oppure ci hai messo delle porte per tornare indietro, perciò direi che non c'è neanche niente da dirti, veramente un gran bel livello, i miei complimenti. È il tuo secondo bel livello, tra l'altro, mi dispiace purtroppo e non potrò portarne più a video dei tuoi, perché se li hai fatti tutti così sono veramente dei gran livelli, complimenti. Guardiamo un attimo se c'è modo di farne un altro oppure ci salutiamo, vediamo un po'. Io lo proverei. So che ancora non ci sono... Ci sono pochi tentativi, quindi magari per questo ci sono 0% alle vittorie e 0 tentativi riusciti. Ma comunque, quindi non c'è neanche il record. Il livello di Franci si chiama Da Cupopoli a Torcibrucopoli. Molto carina la cosa, inventato in Super Mario Bros 3. Tra l'altro una cosa così, che la dico così a caso, l'ID è uno dei primissimi ID che mi capita negli ultimi tempi, ma da un bel po' che non mi ricapitavano, senza lettere, solo con i numeri. È una cosa che non mi ricapitava da tanto, tanto, tanto tempo. E ci ho fatto caso così e ha detto, ma la dico, sì, dai, che è una carina come cosa. È una carina come cosa. Sì, Ale. L'importante è essere convinti e continuare a credere di parlare italiano, anche quando non lo stai facendo. Benissimo. Noi qui saltiamo. C'è una... Quella è una A o vedo male? Perché io dovrei... Scusa, tanto qui è abbastanza inutile prendere quello. Che c'è qua giù sotto? Che curioso. Attenzione. Però non ci si passa. Ok, passiamo di sopra allora. Dovrò arrivarci in altro modo, quindi. Ok, tipo di qua forse. Noi passiamo così. Oddio mio. Questi non me li ero... Me li sono visti un attimo tra capo e collo e fanno abbastanza paura. Grandi in questa maniera. Poi, occhio Ale. Perfetto, grandi. Come si fa a passare di là? Come diavolo faccio a passare di là io? Oddio, in questo momento mi sto anche chiedendo come diavolo faccio a tornare su. A occhio, però questi sono dettagli. Vai, grandi. Ok, perfetto. Forse devo prendere il potenziamento per arrivare laggiù sotto. O semplicemente passare di qui. Molto, molto, molto semplice. Ah,
Come cosa? Grandi in questo modo, distruggete tutto. Gushi, perfetto, la distruzione di massa, grandi. Ok, non massa il corridore. Questa mi è uscita veramente male. Mai andata. Vai Ale, continua così. Il nostro Mario deve arrivare in fondo al livello in qualche modo. Grandi, stiamo prendendo tra l'altro tutte le monete rosa. Ciò mi piace parecchio. Quello invece mi piace un po' meno. Allora, bravo. Scendi lì. Aspettami. Grande così. Perfetto. Eccola lì, la porta che si sblocca con le monete rosa. Almeno credo sia quella, occhio. No! Da! Proviamo a non morirci, possibilmente. E invece ci sono morto, perfetto. Lo so, dovevo passare di sopra, ho fatto il percorso al contrario. Sono stato un genio. Allora, prima di tutto cerchiamo di toglierci questo di qui, in qualche modo. Non so come, ma vediamo un po' di farcela. Ah! Occhio Ale ora. Molto attento, Ale, stai molto attento. Allora, passiamo di sotto. Magari c'è una moneta rosa anche qui. Non sembra, ci sono un'infinità di Goomba però qua giù sotto. Occhio Ale, molto attento Ale. Ok, no, qui non c'è, ci sono solo Goomba e basta. E monete a profusione qui sopra. Ale, occhio, no, non c'è assolutamente niente. Bene, ok, almeno siamo andati a vedere che c'era, no? Se non altro abbiamo esplorato un pochino. Qui adesso io dovrei salire qua sopra prima di tutto. E poi stare molto, molto attento a tutto ciò. Tipo facendo una cosa del genere. Ok, benissimo. Poi io poso questo qui e dopo prendiamo la moneta, grandi. Voglio quel potenziamento rigorosamente e necessariamente. Manca solo una moneta rosa, poi posso tornare indietro. Ma non so dove diamine la potrei trovare, tra l'altro, la moneta rosa. Qui non ci si entra, no? Gran bella domanda. Ok, noi proseguiamo avanti. Ecco qui, ok. Ma di sotto ci si può andare? Sì, sembra di sì. Stella, vai, vai, a palla, passiamo di sotto. Ah, ho capito perché era quella strada, per tornare indietro. E giustamente, scusa, mi sembra che comunque giusto. Trampolino che ogni tanto noi ci portiamo in giro perché ci piacciono i trampolini. Siamo i salvatori dei trampolini, bellissima sta cosa. E dopodiché andiamo nell'altro mondo. Cioè qui ci dovrebbero essere tutti i torci bruchi in teoria. Credo, ho visto un Koopa, ma ci dovrebbero essere molti più torci bruchi che altro. Noi intanto proseguiamo, sembra quasi un labirinto un po' particolare questo. Non saprei. Ho come l'impressione di aver sfondato dalla parte sbagliata del mondo. Avevo questa leggerissima, leggerissimissima impressione. Non ci sono i checkpoint. Ah, peccato, molto molto peccato. A tra un po'. Ora, andiamo un po' a rifare le cose per bene, Ale. Non premere la corsa, perché altrimenti sono guai. Ok, questo dovrebbe essere il posto giusto dove dovevamo andare anche prima. Bene, ottimo. Almeno l'abbiamo preso giusta, la strada è quella giusta, sembra. C'è strada, se non altro. Non c'è morte, è come prima. Almeno andiamo da qualche parte. La scarpetta, grandi. E noi passiamo sopra, grandissimi. Poi noi saltiamo così, poi in questo modo, e togliamo il Martel Bros, credo mi abbiate detto che si chiama. Io ora vorrei saltare lungo la, ma sarà la cosa giusta da fare. E noi proviamo. Sì, se, sembra. Sapete che non mi sembra tanto. Sì, ok, ce l'abbiamo fatta, grandi, fenomeni. Lì ho l'impressione di aver scorciato il livello da qualche parte, perché c'era una porta con una chiave. Mi sta venendo un atroce dubbio. Forse io dovevo tornare indietro lì, non saltare di là. Franci, dimmelo tu nei commenti. Se ti va, fammelo sapere. E io ti chiedo scusa nel caso abbia saltato incredibilmente una fetta di livello. Mi dispiace, ti chiedo scusa in anticipo. La stella comunque te l'ho lasciata perché il livello mi è piaciuto particolarmente. Molto molto carino, specialmente la prima parte. Questa seconda parte, ripeto, non ho capito se l'ho saltata oppure era davvero così. Quindi magari fammelo sapere. La prima parte però l'ho apprezzata particolarmente, veramente carina. Quindi, allora, prima di salutarci, già, devo fare i saluti. Allora, dovrei salutare Gigi Gabri, poi Gabriele, cioè, lui mi ha detto di dire Gigi Gabri, e io te lo dico. Poi, un saluto a Gabriele, un altro Gabriele, poi un saluto a Dexter Power, un saluto a Yesimon, io spero di averlo detto giusto, e un saluto anche a Davide.
Come sempre io ringrazio tutti voi per seguirmi e vi ricordo che se vi va potete iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter per rimanere aggiornati sulle uscite in programma, sul canale eccetera e un po' su quello che compro e tutto quanto, se vi va di seguirmi sul Miiverse e sul Telegram e sempre se vi va di aggiungermi agli amici di Steam. Trovate comunque tutti i link del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Saluto ancora l'Axios00 e alla prossima!